Con la stagione estiva aumenta il pericolo di incendi, a rischio in particolare le aree protette. E allora Ministero dell'Interno, Provincia di Matera e Vigili del Fuoco hanno sottoscritto un'importante convenzione. Ce ne parla Luigi Di Lauro. Oltre 50 uomini impegnati su 4 turni giornalieri per 2 mesi. Sono i numeri essenziali della convenzione firmata oggi a Matera dal presidente della provincia, Piero Marrese, dal prefetto Rinaldo Argentieri e dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Salvatore Tafaro, per il potenziamento, durante il periodo estivo, dei servizi antincendio e di intervento tecnico urgente nelle aree delle riserve naturali gestite dall'amministrazione provinciale di Matera. Il parco dei Calanchi di Montalbano Ionico, la diga di San Giuliano e il bosco pantano di Policoro. Una convenzione del valore di circa 30.000 euro che già lo scorso anno ha prodotto risultati importanti grazie a oltre 40 interventi nelle diverse zone che hanno evitato il propagarsi di incendi. Per il 2020 il servizio sarà utilizzato anche come presidio anti-Covid per rendere fruibili al meglio le aree protette.